messaggio da parte di mia madre, davvero disperata dopo quello che ho fatto. Invece questa è la mia faccia quando ho scoperto di essere stato truffato, non una ma ben due volte dalla stessa persona. L'idea era quella di partire dal nulla, abbandonare tutto e trasferirmi a Budapest senza sapere quando sarei tornato. Eravamo io e Picio, ore 6:20 del mattino, tra due ore partiva il mio aereo e sto per lasciare sul tavolo della cucina la lettera di addio che avevo scritto la sera prima. Ok, finalmente è arrivato il momento. Eccola qui. Allora, cari mamma e papà, vi scrivo queste lettere perché non ho avuto il coraggio di dirvelo di persona. Ho preso una decisione importante e per paura che mi diceste di no, ho preferito fare tutto da solo. Mi trasferisco in Ungheria. So che vi sembrerà assurdo, ma sento il bisogno di fare questa esperienza, di cambiare aria e di mettermi alla prova. Non è stata una scelta facile, so che sarà un colpo per voi, ma vi prometto che vi terrò sempre aggiornati. Vi voglio bene e spero mi capiate. Luca, questa qui è la lettera che sto lasciando qua sul tavolo della cucina ai miei genitori. Sono le 6:20. Adesso, 1:30 abbiamo l'aereo che parte. Andiamo. Eravamo già in ritardo, quindi non perdiamo tempo. Andiamo in macchina e ci dirigiamo verso l'aeroporto di Malpensa, sperando che non ci siano altri problemi. Anche se fidatevi che in questa avventura ne sono successe davvero di tutti i colori. Siamo finiti in posti davvero assurdi, come per esempio questo. Oppure, per quale motivo c'è una ragazza praticamente nuda che sta ballando dietro di me? E dove stiamo entrando in questo momento? Vabbè, a questo ci arriveremo tra poco. E dopo 25 minuti di macchina siamo arrivati. Adesso non so quale sarà la reazione dei miei genitori appena trovano i biglietti, perché loro secondo me si svegliano per le 8:30, 9, forse anche 10, dato che è domenica. Noi arriviamo alle 10:30 in Bulgaria, a Budapest, e non si vede nulla, non sappiamo neanche dove siamo. E come al solito in aeroporto ci sono un sacco di problemi. Tra 50 minuti partiva il nostro volo. Eravamo arrivati nell'entrata sbagliata e questa era la coda per prendere l'ascensore per arrivare alle partenze da Malpensa. Probabilmente se facevamo questa coda l'aereo partiva e noi eravamo ancora qui ad aspettare. Quindi bisognava trovare assolutamente una soluzione. Corriamo per tutto l'aeroporto e finalmente troviamo un altro ascensore. Questo era il nostro volo, in perfetto orario. Arriviamo ai controlli, passiamo i controlli e finalmente ci stiamo per imbarcare. La nostra avventura sta per iniziare. Ma devo avvisare Piccio di una cosa che purtroppo non sapeva. Piccio, fermo, girati, ascoltami bene, ti devo dire una cosa importante. Ti ricordi che ieri ti ho detto, frate non ti preoccupare, prendi l'Airbnb? Ok, ora noi ci stiamo imbarcando adesso. No, zio, dimmi che ci stiamo imbarcando ora. Non hai preso l'Airbnb. No, esatto, non c'è. Te lo giuro. Avete capito bene, stavamo per partire e io non avevo ancora preso l'Airbnb, quindi non sapevamo dove dormire. E voi direte, vabbè Zerbi, la classica cosa che succede sempre a te. E invece questa volta sarà diverso, perché questa cosa ci creerà tantissimi problemi, dato che tra qualche ora avremo fatto 10 km a piedi senza sapere dov'è la nostra casa. Ma questa è un'altra storia. Quindi apro l'applicazione di Airbnb in aeroporto e prenoto il primo che trovo, tipo questo. 23 euro a notte, è follia, non so perché costa così poco. Prendo questo qui, tanto una zero recensione, quindi noi siamo le prime persone che lo prendiamo, probabilmente. Let's go. Pensate a una truffa, farebbe ridereissimo. Sto scherzando. Però zero recensione perché avrà appena aperto il profilo. E tra l'altro, bro, 23 euro? Guarda che razza di casa. Bro, sembra molto carina. Ma che roba? Ti rendi conto che stiamo prendendo un Airbnb mentre siamo in coda, bro? Ma ti rendi conto? L'unica persona al mondo che... Prenota, ok, sto prenotando raga, conferma e paga, ci siamo. Quindi dobbiamo soltanto aspettare che ce lo confermino e la casa ce l'abbiamo. E dopo due ore di aereo finalmente ci siamo. E siamo finalmente arrivati a Budapest. Io ti dico soltanto una cosa, non ho ancora preso il telefono, ok? Nel senso che non ho ancora tolto la modalità aereo. Le cose potrebbero essere due. Prima cosa, i miei non si sono ancora svegliati perché è domenica. E quindi hai tipo zero chiamate. E quindi ho zero chiamate, bravissimo. La oppure, seconda, opzione numero due, tutte chiamate senza. Però ne ho tantissime. Che comunque potrebbe anche capitare che ne ho tantissime. E che oppure addirittura che magari pensano che sia uno scherzo, cosa che effettivamente è. Però che ne sai, capito? Sì, ah sì, esatto, questo voi ancora non lo sapete. In realtà io ovviamente non mi sto trasferendo a Budapest in Ungheria. O meglio, ho preso soltanto il volo di andata, quindi io realmente non so quando tornerò, ma sicuramente non mi trasferirò lì per sempre. Ma ovviamente questo i miei non lo sanno e io farò di tutto per fargli credere che in realtà rimarrò lì per molto tempo. Già stavamo pensando a cosa inventarmi quando loro mi chiederanno perché non gliel'ho detto di persona, e già stavo iniziando a salirmi una certa ansia, perché dovevo essere bravissimo ad improvvisare. Se gli facevo capire anche solo con un minimo dettaglio che era uno scherzo, il nostro piano sarebbe andato in fumo. Ma vi assicuro che non sarà così, perché anche nei giorni successivi i miei genitori saranno impanicatissimi, tanto che ad una certa mia madre mi chiamerà quasi piangendo. Ma comunque, torniamo a noi. Ok, vuoi sapere qual è la cosa divertente? Ho appena controllato. Bro, te l'hai presente il nostro Airbnb, quello che abbiamo preso? Ok, ascoltami, non ce l'hanno ancora confermato. Ma come non ce l'hanno confermato? Bro, sono le 10:30, non ce l'hanno confermato, te lo giuro. L'Airbnb
bambino non è ancora confermato. Mo niente, dobbiamo aspettare, frate. Aspettiamo. E dopo aver superato la fila e il controllo passaporti, fermiamo il primo taxi che troviamo e ci dirigiamo verso il centro di Budapest. Nel frattempo mio padre si era accorto di quello che stava succedendo. Queste erano tutte le chiamate perse che avevo, ma io per ora faccio finta di nulla e continuo a non rispondergli. E il tassista, appena scopre che siamo italiani, inizia a consigliarci dei locali e dei posti pieni di belle ragazze. E io in questo momento scopro che Budapest è molto conosciuta per la sua vita notturna, i suoi strip club e le sue belle ragazze che frequentano il posto. Insomma, ci siamo capiti. E infatti questi siamo noi una di queste sere, mentre stiamo registrando di nascosto in uno degli strip club più famosi di Budapest. C'è una festa con tante ragazze, un party? La maggior parte delle feste in discoteca sono come papi diversi, ma le ragazze fanno schifo e lobby di cola. Ok, non ho capito, cosa hai detto? Ok. Quindi ci riesci ad accompagnare tu? C'è una festa in una via e ci riesci ad accompagnare tu? Bro, se ci accompagni alla festa sarebbe incredibile. Bro. Ma non ho capito la cosa delle ragazze brutte. Non ho capito neanch'io, vabbè, lo scopriamo, brother, non lo so. Nel frattempo sicuramente Zerbian Papi avrà detto qualcosa a mia madre, che mi manda questo vocale, dove più che preoccupata sembrava molto arrabbiata. Chiamami subito, chiamami adesso, non mi fare incare adesso. Bro, io che cosa faccio? Non gli rispondo, non gli rispondo. No, bro, dai. Che cosa faccio? Gli rispondo, gli rispondo. No, allora, ok, rispondi tutto maiuscolo. No. Non posso adesso. Non posso adesso, okay. È un momento difficile. Così continuano a rispondere i miei genitori, che mi continuano a tartassare di chiamate, super preoccupati. E nel frattempo siamo arrivati nel centro di Budapest, aspettando che ci confermino il nostro Airbnb, che ancora non era confermato. E attenzione, perché 10 minuti dopo, finalmente, una bella notizia. Nel frattempo il tipo fortunatamente mi ha confermato l'Airbnb finalmente. Quindi andiamo all'Airbnb, sono 12 minuti a piedi. Andiamo verso l'Airbnb e la cosa figa qual è? Che a caso, completamente a caso, ho preso l'Airbnb lì in fondo a sinistra, quindi vicino comunque al quartiere delle feste, quindi stasera si fa un casino. Bro, posso dirti che parte bene, eh? Onestamente, secondo me parte bene. Quindi ci dirigiamo immediatamente verso il nostro appartamento. Sì, magari. Ci facciamo 10 minuti a piedi, seguiamo la posizione che ci dava, ma quando arriviamo dove dovrebbe essere il nostro appartamento, troviamo questo. Allora, c'è un grosso problema, nel senso che non capisco. A parte qua ci sono i lavori, brother. No, esatto, fermo. Io non vorrei che la RMB sia dove ci sono i lavori. Vai avanti, avanti qua. Proviamo a fare il tiro, aspetta. È tipo il primo portone quinto. No, però dovrebbe essere... Eccolo qua. È quello? Ok, ascolta. Ti prego, non dirmi che è questo. No, Airbnb. No, no, è questo qua, guarda. No, guarda, no, guarda, fermo. Guarda. Fermo. Guarda, c'è cosa no, civico 13, mi dici. Guardate, guarda il civico, civico 13. Ma qua... No, bro, sicuramente qui è il civico 13, perché vedi? No, qui è il civico 13, 100%. L'Airbnb è questo qua, te lo dico io, frate, l'Airbnb è questo qui. Non so come sia possibile, ma secondo me è questo qua. Niente, la mappa dice che è qui, ma a quanto pare l'Airbnb non c'è, perché c'è un cantiere. Questo vuol dire o che la posizione è sbagliata, o che siamo noi stupidi e non riusciamo a leggere le mappe. Fatto sta che c'erano 3 gradi in questo momento in Ungheria e noi eravamo in giro con i bagagli senza casa. Poteva essere questa porta, ma a quanto pare era chiusa. Così mando un messaggio al proprietario dell'appartamento su Airbnb dicendogli che avevamo problemi ad entrare e soprattutto a trovare l'appartamento. Così 10 minuti dopo mi risponde con un messaggio in ungherese. Semplicemente dobbiamo cambiare posizione. Metti la posizione in Google Map, andiamo, dai. 12 minuti a piedi. Ma perché? Andiamo. Vabbè, andiamo. Sarà che qui c'erano i lavori? Non lo so. Non lo so, andiamo. C'è ancora il... Ma come c***o? E vabbè, il proprietario avrà sbagliato casa e quindi dovevamo farci altri 15 minuti a piedi per arrivare nel nostro appartamento. E fin qui sembrava tutto a posto. Ma dopo 15 minuti di camminata arriviamo finalmente nel nostro appartamento ufficiale, distrutti e sperando di poterci riposare e appoggiare gli zaini. Troviamo il portone numero 17, ma anche qui sembrava esserci qualcosa che non andava. Raga, ve lo giuro, un inferno sto trovando su Airbnb. Vai. Ma questo è il citofono, brother. Fermo, stop, c'è qualcosa che non va. Il 16, no, il 16. No, il 17. Eccolo là, dov'è? 17 là, guarda, 17. Dov'è? Là, 17. No. Yeah. Ma comunque, raga, ve lo giuro, quando ogni volta che vai in qualche altro non si capisce mai dove è l'Airbnb. È il 17. No, però non ci posso credere. C'è qualcosa che non va. Prendi il telefono. Dovrebbe esserci scritto proprio su indicazione per come entrare il codice. Dimmi che ce l'abbiamo fatta, ma non ce la faccio più, ti prego, sbrigati. 597. 597. Quindi faccio 597. Chiave? Chiave. Com'è error? Cosa vuol dire aspetta, error? Aspetta, zitto, fermo un attimo. 597. 597. 597. Prendimi il cellulare, guarda il codice, frate. È impossibile che sia sbagliato. 597.
tutto. Controlla. Così inseriamo il codice che ci aveva detto il tipo di Airbnb per entrare nell'appartamento, ma non funziona. Sembrava che stessimo citofonando in un appartamento a caso, perché il codice indicato non andava. Ci stava mandando nuovamente in un'altra posizione. Ok, c'era davvero qualcosa che non andava. Sbagliare una volta va bene, ma sbagliare due volte di seguito, non so, mi sa tanto di truffa. Anche perché vi ricordate quello che ho detto in aeroporto? Let's go, pensate a una truffa, farebbe ridereissimo. Sto scherzando. Però zero recensioni perché avrà appena aperto il profilo. A zero recensioni, questo vuol dire che l'appartamento era stato appena pubblicato sulla piattaforma. Ci facciamo altri 17 minuti a piedi. Arriviamo nell'appartamento sperando che ci sia questa volta. E ci ritroviamo qua davanti, ovviamente. Questo dovrebbe essere il nostro appartamento. Sembrava un museo che stavano sistemando. Altro che il nostro appartamento. Cioè, ma non è una casa questa. Dai, bro, zio, porco piccio, controlla il tuo cazzo. Ma questo... hai messo la via sbagliata. Non è, è questa via, bro. Dio, il ping è qua, arrivo qui. No, ma te lo dico io che non va bene. Contate la sensazione di Airbnb. Basta, mi ero davvero stufato, non avevo più voglia di perdere tempo. Stavo iniziando a pensare che davvero fosse una truffa. Sbagliare tre volte è impossibile. Quindi scriviamo all'assistenza di Airbnb spiegando esattamente quello che era successo, sperando che ci rimborsino i soldi. E nel frattempo trovo un altro appartamento e prenoto quello. Boh, voilà. Oh, abbiamo preso questo, l'abbiamo appena preso. Questo dovrebbe essere anche bello, ora ascoltami. Non è male, eh? Dai, guardatelo che carino, sembrava veramente bello questo. E speriamo che anche questo non sia una truffa. Ovviamente dovevamo aspettare anche qui che ci confermassero la prenotazione. Approfittiamo per andare a pranzare, ci mangiamo un bel kebab di Budapest. E finalmente, dopo 4 ore che siamo in giro, dovremmo esserci. Qui ci dava anche tutte le istruzioni scritte per bene per entrare, quindi non dovrebbe essere una truffa. Dalla rec schermo si vede esattamente che siamo qui, 2-4, esattamente questo. Bro, è proprio lo stesso, ti prego dimmi che stavolta sia giusto. Okay. Code 6720 6720. Oh, fermo. Poro. Siamo riusciti ad entrare nel cancello. Apriamo la porta e questo è il nostro appartamento, che tra l'altro avevamo pagato pochissimo. Non ci sono le luci. Raga, ma ehi, ma che è sta roba qui? Fermi tutti, perché è una hit. Camera numero 1. Siamo nelle tenebre. E qui camera numero 2? E camera... No, bro. Tra poco mi cago addosso. Piccio, è follia. Fa caldo. Piccio, è follia. È veramente bella. È veramente bella. Entra dentro. Aspetta, tu non hai... Ma è grandissima, aspetta. Bro, ma sembra... Sai guarda che robetta. Sei invadito, sai le regge. Aspetta, guarda qui. Camera numero 1, che comunque dai, è carina, bellina, vai avanti. E qua dall'altra parte c'è la camera numero 2, cioè la più grossa, quindi chiaramente la mia. Camera numero 2, bro. Posso dirlo, questa casa è per averla pagata così poco, raga. Cioè, è davvero una hit. Sono proprio contento, sono stato truffato, ma sono davvero contento. Ma i problemi continuano, perché appena tolgo la modalità aereo vedo un sacco di chiamate perse nuovamente da mio padre, quando ad una certa mi richiama e io gli rispondo. Pronto? Pronto? Oi, dimmi tutto. Ma perché non rispondi sul cellulare? Perché papà, sono impegnato, non hai capito che c'è valigie, cose, ho dovuto togliere i vestiti, cioè ci ho messo un po' e ho dovuto affittare una casa, robe, cioè... Ho capito, ma posso sapere che cazzo... dire, prendere, andare. No, allora semplicemente quello che è successo è molto semplicemente: io mi sono stufato di quello che facevo in Italia, eccetera eccetera, ho detto basta. Cioè, l'ha fatto anche Valerio Mazzei, mi sono trasferito. Ma che cazzo è Valerio Mazzei? Chi se ne frega? Io voglio sapere perché il punto in bianco tu prendi e te ne vai. Cioè io ho detto dai, vediamo, insomma, è un'esperienza particolare, mi trasferisco all'estero in un posto nuovo e tutto, insomma è tanta roba. Dovresti essere contento per me. Ma perché dovrei essere contento? E perché faccio un'esperienza nuova. Faccio un'esperienza nuova. La puoi fare anche parlando normalmente. Ascoltami. Comunque dai, ti fa dopo, più tardi ti faccio vedere la casa in cui mi sono trasferito. Ho preso una casetta bellina, per ora l'ho affittata soltanto per un mese. Quindi probabilmente farò un mesetto qui e poi vediamo. Tra l'altro l'ho pagata anche un sacco, lascia stare, 9.200 euro l'ho pagata, lasciamo stare. La casa. Così per esagerare ancora di più inizio a inventare una serie di cavolate che ero convinto lo facessero arrabbiare. Per esempio il fatto che ho speso un sacco di soldi per arrivare qui perché ho voluto viaggiare in jet privato. Una cosa assurda, cioè non senza senso. Poi tra l'altro una roba figa che ho fatto, che volevo farti anche in questa cosa, la sorpresa che poi vedi via te. Ho preso l'aereo privato, 3.200 euro, sono arrivato qua con l'aereo privato. Dai, vabbè Luca, fai mettere giù perché mi stanno girando le... Dai. Ma no, ma è un'esperienza, papà, è un'esperienza, ma perché ti devi c***are, è un'esperienza? Ma non lo so, ma uno prende, va via, butta via questi soldi per che cosa?
12.500 euro per un mese incredibile. Questo è uno scherzo, ma fidatevi che comunque i soldi li butteremo davvero durante tutta questa esperienza, tenendo conto che tra poche ore spenderemo 80 euro per 3 drink, ma non 3 drink normali, perché come vi ho già detto, qua a Budapest la vita notturna è davvero incredibile ed è pieno di locali e posti fuori di testa che in Italia non ci possiamo neanche immaginare, oltre ovviamente a tutti gli strip club e posti particolari che ci sono nella città. Ah, e attenzione, se pensate che la truffa sia finita, in realtà non è praticamente neanche iniziata, perché quello che scopriremo tra poco è molto peggio di tutto quello che ci è già successo. Volevamo uscire per farci un giro della città, così normalmente io prendo un Uber e vado verso il centro di nuovo, ma quando scendo dall'Uber mi rendo conto che c'è un problema. Nell'Uber ho perso il mio ricordo nell'Uber, non hai capito niente. Nell'Uber, ho perso adesso nell'Uber. Fermo. Perché? Porco Dios! Come faccio a vedere l'ultima corsa che ho fatto? Questo. Riepilogo, come faccio a chiamarlo? Assistenza, dov'è l'assistenza? Zio porco, non hai capito, dobbiamo ritrovarlo. Ma cosa c'è? Dobbiamo ritrovarlo. Lu, se vai di là non è che vai dall'autista. Dov'è che è andato quel pezzo di merda? Avevo dimenticato il mio zaino con dentro tutta la mia attrezzatura e un sacco di cose, comprese le chiavi dell'appartamento, all'interno dell'Uber, che se n'era andato via. Per chi non lo sapesse, l'Uber è tipo un taxi. Così vado sull'applicazione di Uber, impanicatissimo, e cerco di chiamare l'autista che mi aveva appena portato. Ma c'è un problema, perché appena mi risponde mi rendo conto che lui non sa l'inglese. Neanche io, ma lui proprio non lo sapeva neanche parlare. E quindi non sapevo come dirgli che il mio zaino era rimasto nel suo Uber. Rispondimi subito, bro, mi devi rispondere adesso, è veramente, veramente importante. Ma non parla italiano. I lost my bag, ok? With some important thing in your Uber. I think I speak English. You speak English? No, I don't speak English. How I can explain you the problem if you don't speak English? My bag. In your Uber, you have to come here. My bag. Yeah. What? Ma se non parla inglese. What? I don't understand. Repeat, bro. Can you come here? 20 minutes. 20 minutes. Okay. I wait you here. Okay. The place the place where I am, where you lost me. Scusate, ragazzi. Io devo tenere la sacca, io la tengo. Si è messo giù. E niente, ci ha messo giù. Perché Piccio è un idiota. Si è messo a ridere, io mi sono messo a ridere. Di conseguenza abbiamo tutti riso. E probabilmente l'Uber pensa che sia una presa per il c***o. E quindi non ci sta venendo a portare il mio zaino. Ora noi siamo esattamente davanti al punto in cui lui ci ha lasciato. Ci ha detto 10-20 minuti. Aspettiamo questi 20 minuti e speriamo che torni con tutta la mia roba. Se no, oltre ai soldi persi, noi come entriamo nell'appartamento che avevamo preso? Con tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare in quell'appartamento. E finalmente 10 minuti dopo, eccolo qui. Thank you very much. Bye. Di pagare, mi sa. I can pay only by card. Ma torniamo indietro. No, perfetto. Vabbè, ci sta, mi ha fatto pagare 10 euro, ma abbiamo lo zaino. Ce l'abbiamo fatta. Bro, ti giuro, facevo un disastro, bro, meno male. Così ci dobbiamo preparare per andare a far serata. Prima andiamo a cenare, andiamo a mangiare un altro kebab. E nel frattempo assaggiamo la Coca-Cola agli Oreo e la Coca-Cola alla vaniglia, che in Italia non esistono. Allora, proviamo questa Coca-Cola agli Oreo. È una Coca-Cola che sa di vaniglia, bro. Però posso dirti che spacca. Ma dicono che sia il retrogusto di Oreo, del biscotto. Verissimo, proprio vaniglia oreata. Sì, è vero, spacca. Orina, non la prenderei mai, ma buona per cambiare. Dai. È vero, vaniglia. Vaniglia. Vai, provaci la Coca. Ma questa secondo me è tipo la Pepsi Lemon. Sì, è uguale. Stessa cosa anche secondo me. La Pepsi alla Lemon. Pepsi Lemon. È meglio la Pepsi Lemon, però sì. Buona, buonina. Sì. E ci facciamo anche il nostro kebab. E dopo aver mangiato, porto Piccio in questo bar. Come vedete, è davvero un bar super particolare. Oltre per come è stato allestito, ma soprattutto per come sono fatti i suoi drink. Tra l'altro, sai qual è la cosa super figa di questo posto, bro? Che ci sono un sacco
tipo c'è proprio un mood particolare, lo vedi? Sì, ma anche come è fatto, ma vedi che è tutto non completamente strano. Ma è stato tipo a Hawaii. Sì, tipo... sì, sì, guarda proprio tutte le cose. Io sto vedendo, guarda qui, guarda che roba, tre teschi. Questo qui ha quattro teschi, questo qui ha tre teschi rossi e arancioni. Questa è la leggenda è sotto. Cosa vuol dire? Allora, vediamo un po'. Ah, allora, rosso vuol dire piccante. Ok, bro, adesso facciamo un po' di test. Rosso vuol dire piccante, quindi il più piccante in assoluto. Poi prendiamo il più dolce in assoluto, better, il migliore. Sur, non so cosa voglia dire in inglese. Bitter, non prego io. Ho scoperto una roba, perché poi i colori li abbiamo capiti. Ok. Ma i colori non sono i teschi. I teschi cosa sono? Che il tesco più basso, come funziona? L'alcol toleration, da 1 a 5. Cioè, avete capito bene. Si può scegliere da 1 a 5 il livello di gradazione alcolica. 5 è potentissimo, 1 è molto scarico. Indovinate noi quali abbiamo scelto, eh? Vabbè. Ma la cosa ancora più assurda è che potete scegliere il vostro drink da 1 a 5 anche in base a quanto è piccante. Fanno i drink piccanti. In base a quanto è acido, in base a quanto è dolce e in base a quanto è frizzante. E noi ovviamente, da idioti come siamo, cosa mai avremmo ordinato? Ma prima di iniziare a bere ci arrivano questi shot in questo baule. Li assaggiamo. Questo secondo me... non è uno shot, Luca. No, questo lo so. Vai. Questo qui è il drink o lo shot? Non no, lo so. No, questo è uno shot. Questo è uno shot questo. Ma non devi farlo tu. Assaggio. Ah, no, così è peggio. No, dai, un sorso serio. Dai, vogliamo vedere un po'. Oh, butta giù. Real, bro, che poi mi preoccupo. Assaggialo tu, assaggialo tu. Ok, non esagerato. No, ascoltami. C'è ecco, ecco. Però non è esageratissimo, dai, è sopportabile. Però è buonissimo, eh. E nel frattempo ci arrivano gli altri tre drink che abbiamo preso. Ed eccoli qui, guardate che roba. Ma che cos'è, quello spicy? Questo è quello spicy. Ascoltami. È davvero spicy. Ma io quanto ho pagato? Questa è una bella domanda, eh. Esattamente. Poi la vera domanda sarà: ma quanto ho pagato per questi tre drink? Sì. Una roba allucinante. Una cosa vabbè. Ma assaggiamo il peggiore tra tutti. Quello acido. È amaro di brutto, senti. No, questo è... È aspro. Sai cosa? Sembra tipo il pompelmo. Sì, più limone, più lime, più... Però è buono. Ok. No, Luca, cosa stai facendo sta faccia? C'è la Madonna. È questo quello aspro. Questo è quello dolce. Questo qui è quello aspro. Ma anche quello lì era aspro. Fai il sosso, serio. No. Allora, vi spiego la situazione. Adesso io chiederò Instagram se le ragazze mi iniziano a seguire su Instagram. Se mi dicono di sì, bene, e sono fortunate. Se mi dovessero dire di no, io rubo il cappello e scappo. Questo è quello che andremo a fare. Girls, for you, important thing. Very important. So important, ok? You have to follow me on Instagram. Important. You don't? I don't have Instagram. You don't have Instagram? Ok, so if you don't have Instagram, I have to do one thing because it's a challenge, you know? You too. Ma... Dai, poi. Sorry. I love you. Thank you, bye. I love you. Questo ti dimostra che io non sono un idiota come te. E adesso andiamo. Ok, ascoltatemi, raga. Venite tutti qui benissimo. Io non ho mai visto una roba del genere, ok? Tre drink abbiamo preso. Quanto abbiamo speso? 80 euro. Bro, quanto abbiamo speso? Tre drink. Usciamo, andiamo a pagare e scopriamo che per tre drink abbiamo speso quasi 80 euro. 80 euro! Forse anche perché abbiamo preso quelli più potenti in assoluto, ma 80 euro non si è mai visto. Comunque, durante questa serata faremo delle cose davvero assurde. Come stare in posti come questo, o addirittura provare tutti gli strip club cercando di registrare di nascosto. Ma questo lo vedrete nel prossimo video. Fatto sta che torniamo a casa, ci riposiamo, e la mattina successiva, quando ci svegliamo, noto una notifica da Airbnb che non mi piace per nulla. Ok, siamo la follia. No, però non sto scherzando. Veloce, alzati. Siamo la follia, siamo davvero la follia. Alzati, sono serissimo. Non c'entro un c***o, alzati, veloce, sono serissimo. Non hai capito che c***o è successo? Alzati. Non è uno scherzo. Oh, bro, sono serio, veloce, vieni qui. Non hai capito che c***o era successo? No, frate, lo giuro, non sto capendo cosa è successo adesso. Meno 2850 euro sul conto, bloccati e trattenuti da Airbnb. Perché? Perché? Hai presente l'Airbnb dove siamo andati? Ti ricordi? Che poi non siamo riusciti ad entrare? Ok? Abbiamo fatto 2.850 euro di danni. Ah, non è errore. Vabbè, fai ricorso. No, subito. Sì, certo, ma non hai capito che io adesso, io apro il conto, meno 2.850. Ma veramente? E dico, ma che mi hanno chiamato il conto. Chiamalo. No, assistenza al bambino, non posso chiamare il tipo. Il tipo non ci rispondeva, bro. Non lo so, quello che so io è che, dato che siccome eravamo la prima persona che andava nell'Airbnb, gli ho detto, dai, sfruttiamo la cosa, mezza truffa. Non abbiamo trovato né l'Airbnb e soprattutto lui si è inventato che noi effettivamente siamo entrati. Perché io come un coglione
Non ho detto ad Airbnb che non siamo entrati. Semplicemente ho detto, dai, va, lo cambiamo casa. Bro, il tipo ha messo 2850 euro di truffe. Lui dovrà mandare sicuramente le foto delle cose rotte. Ah, esatto, perché se questo ha spaccato apposta. Appunto, meno 2850 euro da parte di Airbnb. Avevo i soldi bloccati come se avessimo fatto degli enormi danni all'interno dell'appartamento. Ma in quell'appartamento noi non c'eravamo neanche entrati. E fortunatamente è tutto documentato tramite il video che ho fatto. Quindi questa era ufficialmente una truffa. Così scriviamo immediatamente una mail a quelli di Airbnb, spiegandogli esattamente quello che è successo. Mi raccomando, seguitemi su Instagram a Zerbianoff, c'è il link in descrizione per sapere esattamente quello che è successo e se mi hanno rimborsato i soldi. Ma soprattutto iscriviti adesso al canale e attiva la campanellina per non perderti il continuo. Mi raccomando, iscriviti ora.